La gradinata dello stadio dei Pini Torquato Bresciani è stata completamente abbattuta come da cronoprogramma dei lavori che aveva programmato la ditta Varia Costruzioni. La gradinata pericolosa e inagibile non c'è più. Ora il progetto e la gara per la ricostruzione, è quanto ha dichiarato il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Rispetto a quella di prima in cemento armato potrebbe essere realizzata di metallo, come del resto ce ne sono diverse anche in alcuni stadi di Serie A. L'amministrazione comunale ha stanziato nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche 1,7 milioni di euro per gli interventi che consistono, come dalla relazione dell'ingegnere Mauro Sassu del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Pisa, incaricato dal Comune di effettuare la verifica di stabilità dell'impianto sportivo, i lavori di manutenzione alla tribuna coperta ed altri interventi minori sulle torri faro ed altre strutture, come i servizi igienici. Poi sarà la volta del rifacimento del manterboso e della pista in tartan. La speranza è quella di poter riaprire l'impianto sportivo per lo svolgimento della Viareggio Cup, prevista in primavera da parte dell'amministrazione comunale, monitorando ovviamente la situazione relativa al Covid-19, che purtroppo sta condizionando ormai da mesi molte attività, compreso quelle sportive. Una riapertura dello stadio è attesa anche dal Viareggio Calcio.